Oggi diciamo che il post-Covid è oltre alle altre cose, ha una rilevanza sotto il profilo psicologico. Beh, la paura c'è perché quello che abbiamo provato, quello che abbiamo passato ha fortemente segnato le persone. In questa fase abbiamo anche incontrato persone che dovevano fare i conti con quella che era l'ansia, con quella che era la paura, con il dolore personale e hanno avuto bisogno anche di un supporto psicologico. Servizi sociali, buongiorno. Quello che magari permane ora anche nei contatti che abbiamo con i cittadini è da una parte sì questa preoccupazione, soprattutto anche la riapertura delle scuole ha un po' generato questa cosa. Noi abbiamo un asilo nido quest'anno al di là della denatalità, quindi era anche un po' scontato che avessimo meno iscrizioni, però tante tante famiglie hanno manifestato la paura. Ci stiamo organizzando per supportare i nostri operatori anche sotto questo profilo, perché è evidente che i lutti, insomma, diventa molto complicato elaborarli e quando ti colpiscono così da vicino è molto complicato. Persone cercano di tornare a una normalità, ma non è più la normalità di prima. Per esempio, tante persone anziane hanno ancora paura ad accedere agli ospedali. Cercano di posticipare a volte le visite perché hanno paura di andare in ospedale. La paura è rimasta, quindi la vita per molte persone non è tornata a quella di prima. Questo Covid ha colpito non solo cuore, reni, ma anche soprattutto la testa. Io ne sono entrato purtroppo. In che senso? Cos'è successo? A un certo momento faccio questo test dopo Covid e i risultati sono veramente scarsi. Problemi di memoria, confusione mentale, fatica a trovare le parole, poi molta depressione, lo dico chiaramente perché è giusto raccontare le cose. Noi faremo adesso un grande evento domenica a Alzano per ricordare i nonni morti, ma in senso positivo io credo che si debbano lanciare messaggi positivi.